Dopo i due sold out registrati per la Tosca di Manulalli nel mese di ottobre, il sipario del Teatro Marocchino si alza di nuovo su un allestimento particolare di Il Trovatore, omaggio al genio di Giuseppe Verdi a 210 anni dalla nascita. Questa mattina le prove generali in sala a 400 studenti delle scuole del territorio, mentre la prima dopodomani, venerdì alle 20.30, con replica domenica alle 17.30. La messa in scena del Trovatore sarà di forte impatto, con luci, costumi e scenotecnica all'avanguardia, come sottolinea il direttore artistico Giuliano Mazzoccante. Sarà un trovatore probabilmente che non si è mai visto qui, perché è una produzione complessa, importante, piena di anche di tecnologia, se vogliamo, costumi meravigliosi, una scena complessa ma avvolgente, perché attraverso la tecnologia questa volta le scenografie riusciranno a coinvolgere anche il pubblico, che sarà quasi immerso nelle atmosfere che solo il Trovatore può creare. Quindi parla di realtà aumentata, no, in qualche modo? Ma se vogliamo sì, anche se diciamo che non ci si renderà conto che quello che noi vediamo non è realizzato attraverso delle strutture vere e proprie, reali, ma attraverso delle proiezioni importanti, fatte da un artista importante. E con questo voglio sottolineare anche la collaborazione col Teatro di Iași in Romania, che questo Trovatore nasce lì e per la prima volta è in Italia, in questa nuova produzione proprio del Teatro Marocchino. Un'opera, dicevo, complessa, che ha coinvolto centinaia di persone tra artisti e maestranze, che quindi veramente diventa un punto fermo anche nella storia del nostro teatro e di questa produzione lirica. La regia del celebre spartito di Verdi sul libretto di Salvatore Cammarano è affidata a Matteo Mazzoni. Sul podio dell'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese il maestro David Crescenzi, nomi di prestigio internazionale anche quelli che compongono il cast. La stagione del Marocchino continuerà a dicembre con uno spettacolo più leggero. Ancora il direttore artistico. Un signor Bruschino con delle sorprese, perché qui Rossini viene un po', ecco, letto nella sua veste di cuoco, di chef, e quindi sarà un signor Bruschino molto divertente, molto coinvolgente, con una grande orchestra, l'orchestra Rossini di Pesaro, e un giovane direttore abruzzese, Alessandro Mazzocchetti.